comuni in genere vivono una situazione di solitudine. Di fronte a un problema, magari che sia di piattaforma, di caricamento dati, di anagrafiche che non vanno avanti, spesso ci sentiamo soli. È stato presentato e sottoscritto presso le officine Cantelmo di Lecce il protocollo di intesa tra la Ragioneria Territoriale dello Stato Bari BAT, la Direzione Generale Area Sud Adriatica e l'ANCI Puglia. L'intesa tra le parti disciplina la collaborazione tra i due soggetti istituzionali e contiene le linee di azione condivise per supportare i comuni nell'attuazione dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un supporto strategico per i comuni che sono nella stragrande maggioranza dei casi i soggetti attuatori di questa stagione incredibile di progetti finanziati dal PNRR e i comuni naturalmente in quantità di soggetti attuatori si trovano nelle condizioni di dover fare i conti con una serie di problematiche legate proprio alle procedure del PNRR che non sono per niente semplici. Fondamentalmente ai comuni medio-piccoli che sono quelli che hanno più scarsa capacità amministrativa e che magari hanno bisogno di un supporto in fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E in questo senso il protocollo che si innesta su questo percorso attraverso la formazione. C'è una differenza, un gap tra settentrione e meridione per quanto concerne i progetti del PNRR? Effettivamente sì, basta guardare il numero dei progetti. Il numero dei progetti dei comuni del centro nord ma anche del nord sono sicuramente più numerosi, lo vediamo da come sono coinvolte le nostre ragionerie territoriali su tutto il territorio nazionale, nord-ovest soprattutto, quindi Lombardia, Piemonte, ci sono tantissimi progetti.